Ciao, buongiorno a tutti. Vi voglio far vedere un po' di novità nella mia esperienza con Android Auto dopo l'acquisto del nuovo cellulare Huawei P30. Adesso saliamo in macchina e vi faccio vedere tutto. Eccoci qui. Questo è l'autoradio di serie della Peugeot 208 e qui un simpatico supporto AUK magnetico. Il link lo trovate in descrizione, era tutta la vita che volevo dirlo. Si attacca con una clip molto solida qui alle bocchette di ventilazione e poi il magnete permette un veloce attacca stacca del telefono attraverso questo supporto che si attacca dietro la custodia. Il prodotto arriva con un supporto adesivo che si attacca all'esterno della custodia oppure un altro supporto che si può attaccare addirittura all'interno. Io ho preferito questa soluzione. E a proposito, questo è il nuovo Huawei P30, davvero una forza della natura. Ora vi mostro la semplice e veloce procedura per avere tutto pronto all'uso. Mettiamo in moto. Colleghiamo il telefono sul supporto, è una cosa che si fa all'istante, come vedete, è anche facilissimo da rimuovere ed è fisso solido, anche su terreni accidentati non si stacca. Poi colleghiamo alla presa USB che è già collegata all'uscita qui dell'autoradio, il telefono è collegato. Menu, applicazioni, Android Auto ed è subito connesso. Qui potete vedere poi le applicazioni di Android Auto. Poi vogliamo andare da qualche parte? Benissimo, per esempio ci siamo segnati un posto in una nota in Keep. Questo è un link preso da Google Maps. Pulsante share su Google Maps desktop o anche browser o anche mobile ci dà questo link, apri e tac, subito si apre qui navigazione e si va. Vogliamo, per esempio, abbiamo un posto dove vogliamo invece andare che sta su una nota sul calendario. Per esempio oggi che vado alla cena con i miei per l'anniversario, trovato e si va. Poi vogliamo ascoltare della musica? Benissimo, abbiamo comunque la possibilità di selezionare le applicazioni che supportano la musica direttamente dal menu, TuneIn, Play Musica, eccetera. Comunque abbiamo la possibilità di aprire l'applicazione qua, ad esempio YouTube Music, facciamo partire ed è subito pronto per la riproduzione. Poi con i comodi comandi al volante si può facilmente switchare la traccia senza problemi. Una cosa che a me un po' dà fastidio è... quando è in orizzontale il telefono è bello che funzioni orientato in orizzontale. Un launcher molto comodo che io ormai uso da anni, che mi permette di avere l'orientamento orizzontale del launcher, è Nova Launcher. Le applicazioni vanno quasi tutte poi in landscape, qualora non qualche applicazione, ad esempio come YouTube Music, che sta girato e dà un po' fastidio, e ho trovato un'applicazione, ce ne saranno probabilmente sicuramente delle altre, che si chiama Rotation Control. Basta startarla e vi crea nella barra delle notifiche questa sezione nella quale potete forzare l'orientamento del display con tantissime modalità. Trovate anche questa in descrizione. Poi se trovate delle app migliori ditemelo. Ad esempio io voglio forzare che tutte le app stiano sempre in orizzontale, questo è per fare in modo che la notifica sia prioritaria e non venga killato il processo, e tadan, questo è in orizzontale, comodo, no? Vogliamo
apprezzare l'audio da un video, ad esempio su YouTube? Bene, si apre YouTube. Ad esempio, noi videogiocatori guardiamo sempre. E come sentite, l'audio va sul. Senta, che modelli di pannolone ha? Sull'audio del, dell'autoradio. Ma lei avrà il massimo. Naturalmente, queste funzionalità non sono da utilizzare alla guida, è pericoloso, ci si può distrarre. Però, oscurando poi il display, si può sentire in sottofondo ad esempio l'audio. Oppure i passeggeri apprezzano il video e chi guida si concentra alla guida. Mi raccomando. Pronto? La cosa interessante di questa funzionalità, più che guardare video su YouTube, è qualora ci sia un'applicazione audio che non è supportata da Android Auto, cioè non si riesce a vedere nella lista di applicazioni, che sono comunque tante, allora ho la possibilità di aprire l'applicazione, per esempio i player stock di Huawei, e poi riprodurre, e comunque si sente sull'impianto audio della macchina. I comandi al volante sono comunque supportati per skippare la traccia, e questo è davvero importante per evitare pericolose distrazioni alla guida. Ecco, direi che vi ho illustrato le novità sull'utilizzo di Android Auto col nuovo telefono Huawei P30, con Android 9, che a breve aggiornerò ad Android 10. Se avete suggerimenti, delle idee, così potete farmele sapere. E una cosa molto importante, mi raccomando, non utilizzare e distrarsi col cellulare mentre si guida, perché è illegale e pericoloso. Ciao a tutti!